Gianluca Ghezzi, uno degli under della Viterbese Castranense, classe 96. Gianluca, allora come ti sei inserito in questo gruppo? Come ti stai trovando? Benissimo, benissimo. I più anziani ci aiutano, quindi mi sono trovato benissimo, subito bene. Senti, sembrava insomma tutti liberi, tutti svincolati, sembrava una sorta di via crucis per voi degli allievi elite, e invece insomma si sono aperte interessanti prospettive, no? Sì, con questa Viterbese Castranense. Sì, chi è venuto alla Castranense, poi comunque anche gli altri, chi è andato a Soriano, chi è a Monteviascone, quindi avevamo una grande squadra, l'abbiamo dimostrato, tanti sono in eccellenza, quindi tutto bene. Allora, c'è una sana competizione per andare a prendere questa maglia da titolare, penso che un motivo in più per crescere, per lottare ogni allenamento. Sì, la squadra è stata costruita dove ci stanno due titolari in tutti i ruoli, quindi è dura, però certo se avessimo tutti il posto assicurato sarebbe facile, quindi è giusto così. Felice di stare in questo gruppo, in questo contesto importante. Felicissimo. Senti, abbiamo sempre lodato anche nelle nostre precedenti diciamo interviste su Tuscia Sport Life per le tue capacità anche di essere uno studente modello nonostante gli impegni da calciatore. La domanda sorge spontanea, come fai? Sono anche un po' fortunato perché alla fine due, tre debiti, alla fine riesco a cavarmela, però via. Ci provo, insomma, studio e vengo a calcio. È un sacrificio grande, però ce la metto tutto. Complimenti veramente di cuore. Grazie. Senti, in conclusione, passare dalle giovanili ai dilettanti, diciamo dilettanti di rango, difficoltà che stai incontrando e come sta andando? Insomma? È tutta un'altra cosa, però qui ci aiutano, i grandi ci hanno la mano, quindi è molto facile. Certo, qui vieni a giocare con giocatori che sono da anni, che fanno categorie. Questa è anche superiori, quindi è tutto più difficile, è tutta un'altra dimensione, però ce la mettiamo tutta. E con l'aiuto che ci danno è anche più facile. Perfetto. Bocca al lupo e buona stagione. Grazie.